fare per scoprire fenomeni ancora oscuri. Quindi mi sembra che il Papa di scienza ne capisca poco. E poi ha accusato addirittura gli scienziati di essere avidi e ambiziosi, soprattutto gli scienziati italiani, i ricercatori che a 40 anni guadagnano 1000 euro al mese, sono proprio avidi, avidi. Margherita Hack, per parlare e restare alla politica, lei ha detto recentemente che tutto avrebbe potuto pensare, ma non di ritrovarsi a dover rimpiangere la democrazia cristiana. Certo. Che cosa è successo di tanto grave nella politica italiana in questi ultimi anni da farle rimpiangere la DC? Una completa perdita di ideali, di moralità. L'Italia è sempre stato un paese in cui c'è stato poco senso dello Stato, poco rispetto delle leggi, ma ora stiamo proprio precipitando, perché proprio da parte del primo ministro ci viene un esempio di come le leggi si debbano fare ad personam. Come si debba violare la Costituzione, vediamo, assistiamo al Parlamento, alla Camera e al Senato impegnati tutti a cercare scappatoie per salvare il Premier dai suoi processi, processi per bazzecole come corruzione di testimoni, come falso in bilancio, quindi sono cose vergognose. La Costituzione dice che la legge è uguale per tutti. Non è uguale per tutti eccetto Silvio, e questo io lo trovo veramente immorale, è un esempio di immoralità che dà al paese, e quindi l'etica politica sta degradando proprio grazie a questo personaggio. Professore Ventura, è d'accordo con questa analisi estremamente severa e anche sconfortante della professoressa Hack, no? Sulla politica italiana? Nel senso c'è questo degrado etico-morale? Una visione, non ho una visione così catastrofista della persona Berlusconi, però sicuramente vedo un decadimento. Professoressa Hack, ma lei nel panorama politico italiano di oggi vede un politico o dei politici che potrebbero, diciamo, risollevare in questo senso le sorti del Ma paese? io sono sempre stata antifascista, però devo dichiarare che la persona in questo momento che si dichiara più onesta è proprio Fini. Perché dice Ma per le questo? sue dichiarazioni, insomma, una persona che mostra di avere il senso dello Stato rispetto della legge. E quindi, d'altra parte, è vero che anche in passato non c'è mai stata una grande etica politica, però devo riconoscere che in mezzo secolo passato, dalla fine della guerra alla fine degli anni 90, in questa diatriba di discussione fra l'ideale comunista e l'ideale democristiano, hanno fatto crescere l'Italia da paese di contadini e di semianalfabeti, è diventata la quinta potenza industriale. E sono stati fatti tanti miglioramenti, la scuola per tutti, la sanità, tanti, è cresciuto molto il paese. Quindi diciamo che vedo molte, guardando in retrospettiva, vedo molte più cose positive che sono successe nel mezzo secolo passato, che criticavo fortemente. E Senta. poi persone, c'erano delle persone degne con cui si poteva non essere d'accordo, ma certamente c'erano molte persone degne. Penso a De Gasperi, penso all'Aiotti, penso a Zanone, per dire solo i primi nomi mi vengono in mente. Oggi sono tutte mezze calzette al servizio, del Premier. Ecco, però lei ha appena detto che appunto Fini potrebbe, insomma, è un politico che lei stima Fini, sì, lo e stimo. pensa che potrebbe essere in qualche modo l'erede di quel moderatismo, chiamiamolo tranquillo, che caratterizzò per tanti anni la Democrazia Cristiana? Forse sì, lo so, forse sì, certo non vedo grandi figure ora in Parlamento. Forse, non so, anche l'opposizione è inesistente. Si parla tanto di riforme, ma le prime riforme da fare di cui non si parla più sono quella del conflitto di interessi e quella della legge elettorale, in cui si dovrebbe tornare a poter dare preferenze. Di queste due riforme, secondo me, sono prioritarie, non se ne parla più. Perché?
Volevo chiedere invece alla professoressa cosa pensa di Bersani e se ha dei consigli da dargli, visto che è il leader del forte partito. Io ho votato per Bersani alle primarie, è una persona che mi faceva fiducia, stima, e io penso che debba essere molto duro oggi, duro nel senso di pretendere che il Partito Democratico, se vuol restare veramente un partito importante, debba fare un'opposizione vera a tutte le malefatte di questo attuale governo. Penso che è impossibile tenere fermo il paese a discutere delle questioni personali del Premier quando ci sono tutti questi problemi che riguardano i giovani, che riguardano i precari, che riguardano i disoccupati, che riguardano le famiglie. Ci sono problemi grossissimi, sono questi che vanno affrontati e quindi si deve affrontare il conflitto di interessi, una legge elettorale che permette ai cittadini di scegliere i loro candidati in qualche modo, no? Sono questi, non questa acquiescenza in cui per dire se vogliamo lavorare bisogna prima sistemare i problemi di Berlusconi. Questo è pazzesco, ma si sta dicendo proprio questo. E a Berlusconi avrebbe un consiglio da dare? Di andare a fare il manager lì, l'industriale, lo faceva prima il Palazzinaro, e di levarsi da piedi dalla politica. Basta, è stato un pessimo esempio di morale politica. E quindi ricorre, sia a destra sia a sinistra, questo ricorre al Vaticano. Sono molto d'accordo sul fatto che il peso maggiore si vede proprio sulla legislazione, non tanto sui costumi, perché poi c'è questa doppiezza degli italiani. Sui la costumi, cosiddetta doppia morale, sì, no? Sì. Che poi, esatto, però è sulla legislazione, quello sì. Se l'ipocrisia, io penso alla questione del crocifisso. Il crocifisso brandito come una spada in difesa della Chiesa, in difesa di Cristo, da parte di chi? Da parte della Lega che va contro questi disgraziati, questa povera gente, questi immigrati, cioè proprio verso quelli verso cui Cristo andava. Cristo è stato il primo nella storia a andare verso i poveri, verso i più diseredati. Da chi viene difeso? Proprio dalla Lega, che fa delle leggi infami contro proprio gli extracomunitari. Ma oggi ce n'è per questo c'è un'ipocrisia vergognosa.